È il racconto del terzo capitolo degli Atti degli Apostoli, dove ci viene raccontato questo che è successo a Pietro e Giovanni quando salivano nel Tempio alla preghiera, come era solito farlo, e trovando questo storpio, disse la parola fin dalla nascita, che lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio. Il Tempio di Gerusalemme aveva diverse porte, tra questa era questa chiamata la Bella, dove si ventevano i mendicanti a chiedere limosna. C'è questo storpio che ormai è abituato ad essere portato lì tutti i giorni, con un saggio, con un vestito proprio, come se fosse una divisa per poter elemosinare, no? Per chiedere l'elemosina. Era tutto lì. Ci sono diversi elementi dove noi siamo invitati ad entrare qui, non solo dalla parte di Pietro e Giovanni che danno quello che hanno ricevuto, cioè la liberazione, liberare l'altro, aiutare l'altro ad essere libero, ma anche questo uomo che non aspettava più della vita, no? Disse la parola, guarda verso di noi, sperando di ricevere da loro qualcosa. E noi qui davanti al Signore Eucaristia possiamo dirle, Gesù, quante volte sono stato mendicando la vita? Quante volte, Signore, ancora oggi sto mendicando gli affetti? Ancora oggi mendicando, mendicando. Mendicando l'amore delle persone, dalla famiglia, mendicando. Per mendicare, quante volte, Signore, ho rinunciato a me stesso, alla mia dignità. E alla fine, morale della favola, infelice. E tutto perché? Ecco perché, Signore, perché pensavamo che la felicità veniva di questo, pensando di fare del bene, per evitare fare del male, per evitare provocare un dolore, una sofferenza nell'altro. Ecco perché, Signore, qui siamo a gridarti, aiutami a non vendicare più. Aiutami ad alzarmi. Aiutami a prendere la vita con te, a guidare, a camminare questa vita. Aiutami, Signore. È importante che ognuno di noi riconosca che è paralizzato, che ci sono tante cose che ci paralizzano, che ci bloccano. Poi entra la falsità, l'ipocrisia e la bugia. Non posso per questo, no, no.
tutte bugie, tutte ipocrisie. Ecco perché, Signore, a volte stiamo con te e con il diavolo. Cercando di soddisfare a tutti per fare una bella figura. Vanità. Ti invito a gridarne al Signore. Ti invito a gridarle nel silenzio, no? Signore, sono schiava di questo. Ma non voglio essere più. Non voglio essere più portato a mendicare. Perché tu mi vuoi salvo. Che bellissimo questo che fa Pietro e Giovanni. Non abbiamo niente, niente materiale, niente. Nessun elogio, nessun affetto. Non abbiamo niente di queste cose che tu aspetti, ma quello che noi abbiamo te lo diamo. Nel nome di Gesù Cristo, alzati. Oggi il Signore te lo dice a te e a me, alzati, non lasciarti schiacciare mai più, non vendicare mai più. Alzati, prendi la tua vita, cambia di vita. Per essere felice veramente. E questo ha fatto la manifestazione più bella, no? Che dentro della natura umana abbiamo. Saltare, cantare, ballare. Uno può essere stanco, può essere, ma quando c'è una buona notizia, quando c'è la gioia, i muscoli che sembrano sfiniti dallo sforzo, dalla stanchezza, riprendono vita. Il corpo che sembra tutto rotto per la malattia, per la vecchiaia, per il passo del tempo, prende forza e cambia la vita. E ti ringraziamo, Signore, perché hai messo davanti a noi questa parola, perché ci vuoi liberi, perché solo la verità, la tua presenza ci fa liberi. Gloria a te, Signore.